Pietro, il ricordo. È una bella iniziativa, ringrazio la sindaca di Roma e il vice sindaco, finalmente la capitale ricorda Giacomo Mancini, che è stato un realizzatore, che ha fatto poche narrazioni e molti fatti, e anche a Roma è ricordato perché lui, da ministro dei lavori pubblici, salvò l'Appia Antica dalla speculazione edilizia nei primi anni 60 da ministro dei lavori pubblici. E quindi questa intitolazione spero che anche ai giovani ricordi un uomo politico che dimostra che non sempre la politica è vista male dai cittadini. Quando un politico opera bene, anche 15 anni dopo la sua morte, è ricordato. Io ricordo appunto l'Appia Antica, ma ricordo che quando ancora era giovane, era un giovane dirigente, a 27 anni, lui nella resistenza contro il fascismo ebbe un ruolo importante, fu uno dei leader dei socialisti qui a Roma. Non amava che venissero sottolineati questi meriti perché era molto riservato, e infatti in questo libro, mi pare si chiamasse Mancini, ho ricordato un altro suo merito, quello cioè di aver introdotto il vaccino Sebin, che salvò milioni di bambini dall'allora letale poliomielite. Grazie.